Eccomi, ciao ragazzi, sono Serafino Ambrosio e Polestar Pilates Italia, qui con Polestar Play Academy. Per voi, noi come scuola di formazione internazionale in Italia dal 1998 vogliamo aiutarvi sia come insegnanti Pilates, sia come persone che amano il Pilates e anche sia persone che amano il movimento e il benessere totale per capire, ragionare, chiedere e poi capire come proseguire con nuove tecniche o anche nuovi pensieri di come modificare, aggiornare la loro vita, sia fisico, ma anche mentale e tutto il resto. Oggi abbiamo una bellissima persona, una bellissima cliente mia che ha scritto numerosi libri, è una bravissima scienziata, dietologa, tutto, fa tutto. E adesso vi voglio presentare la dottoressa Stefania Ruggeri. Ciao Stefania! Ciao Serafino e un saluto a tutti quanti, a tutti gli appassionati del Pilates. Bravissimi, appassionati non solo per il Pilates, ma per il benessere totale, giusto? Benessere totale, per la vita, diciamo, Per la appassionati vita. della vita, appassionati della vita. Infatti, non so se avete notato la mia foto dietro, diciamo, quello che dobbiamo mangiare è ghiaccio. Niente, niente. Ma cioè, è fenomenale, Stefano, lo sai perché? Puoi mettere un po' di cannella sopra e sembra buona. Puoi usarlo anche per sesso e anche altre cose. Perciò puoi usarlo per tutto quello che vuoi. Perciò non è solo per la dieta, ma anche aiuta anche la infiammazione, forse, o tante altre cose. Ok, Stefi, non penso. Serafino, poi adesso c'è una sorpresa sul ghiaccio perché non ci siamo messi d'accordo, ma poi adesso vedrai cosa dirò. Ah, oh, stupenda. Allora, senti, io lascio un po' a te, Stefania. Illuminici dalla tua, a parte la tua presenza e chi sei e tutto, ma anche parliamo oggi, perché abbiamo tre appuntamenti, oggi, mercoledì e venerdì, brevi, su vari temi. Oggi parliamo della mattina, colazione e cosa fare la mattina. Mercoledì parleremo di pranzo e cena e poi venerdì dei trucchi, extra trucchi per migliorare il metabolismo. Perciò oggi concentriamoci sulla mattina. Perciò vai, Stefania, la piattaforma è tutto tuo. Grazie. Veramente. No, eccoti qua. Aspetta, ecco dove sei. Ecco. Allora, io mi presento per chi ci sta ascoltando. Là, io sono una ricercatrice, sono una nutrizionista, mi occupo da circa 30 anni di alimentazione e vabbè, mi piace studiare soprattutto le tecniche più nuove, le tecniche innovative, per capire un po' come possiamo effettivamente migliorare la nostra salute in generale. Quindi non soltanto perdere peso, ma anche proprio attivare tutte le nostre vie metaboliche. Perché insomma, oggi parliamo della mattina. La mattina è il momento forse più importante della nostra giornata. Allora, come voi sapete, tutti i nutrizionisti non fanno altro che dirci che la colazione è importantissima. Perché insomma è effettivamente il momento in cui noi dobbiamo dare energia alla nostra giornata e riattivare un po' tutti i nostri organi. Se, non so se lo sapete, ma le pratiche, per esempio, quelli che prevedono anche i digiuni, in realtà insomma non negano quasi mai la colazione mattutina. E adesso vi spiego un po' perché e vi do anche dei suggerimenti pratici per affrontare al meglio la vostra mattina, la vostra mattinata, per una partenza che sia efficace. E il motivo per cui noi la mattina, più che negli altri momenti della giornata, dobbiamo fare esercizio fisico e nutrirci bene è perché noi dobbiamo regolare un ormone importantissimo. Non so se lo sapete, ma il cortisolo. Allora, il cortisolo è l'ormone dello stress, in realtà, è l'ormone che ci dà energia. Stress è inteso nel senso positivo della parola. Quando invece siamo super stressati, quando siamo troppo, diciamo, attivi, le nostre giornate sono troppo faticose, naturalmente il cortisolo aumenta la sua quantità. Allora, come si comporta il cortisolo durante la nostra giornata? In un ritmo equilibrato. Allora, cosa
cosa succede? Nelle prime ore della mattina, intorno alle 6, tra le 6 e le 8, noi abbiamo praticamente un picco di cortisolo. Questo picco è fondamentale per noi perché ci permette proprio di entrare in energia delle giornate. Spesso, ci sono persone che invece la mattina si sentono molto deboli, molto affaticate. E probabilmente perché il loro cortisolo non parte nella maniera giusta. E adesso vi faccio un esempio, non potendovi mostrare un grafico, il cortisolo dovrebbe fare questo lavoro: intorno alle 6 inizia a salire, poi mano a mano ha un picco intorno, insomma, alle 6, alle 7, le 7, le 8, mano a mano inizia a scendere, mano a mano diminuisce finché poi dovrebbe andare un po' a morire durante la giornata. Alla fine della giornata dovrebbe subentrare un altro ormone di cui parleremo domani sera, che invece è la melatonina, che è l'ormone che ci aiuta invece a rilassarci, l'ormone che ci aiuta a andare a dormire, a riposarci. Allora, che cosa noi dobbiamo fare la mattina per equilibrare questo cortisolo, che spesso è molto molto disordinato? Ci sono persone che hanno un picco e poi scendono, ci sono persone invece che hanno come un plateau del cortisolo, e questo è dovuto sia un po' a fatti metabolici che a fatti proprio appunto di stress. Allora, però noi abbiamo un'opportunità, e soprattutto l'abbiamo perché regolando il cortisolo, regolando l'attività di questo ormone, possiamo perdere anche peso più facilmente. Quindi la nostra pratica mattutina, il primo suggerimento che do, è che deve essere effettivamente fatta nelle prime ore della giornata. Andare un po' a metterci dentro quel picco dell'ormone in modo da farlo lavorare meglio, da fare in modo che mano a mano l'ormone diminuisca. Allora, i trucchi dal punto di vista, o meglio, i suggerimenti, non sono dei trucchi perché non sono cose, diciamo, di magia, ma sono cose studiate dal punto di vista scientifico. Due sono le soluzioni ottime per fare una buona colazione che regoli i nostri livelli di cortisolo e che poi ci accompagni poi nella giornata. Esercizio fisico prima o dopo, io generalmente preferisco prima ed è molto più efficace sempre nella regolazione del cortisolo. Poi naturalmente di questo se ne occuperà Serafino e vi racconterà qual è l'allenamento giusto per regolare i vostri ormoni. Io invece vi racconto un po' di come mangiare. Allora, una buona colazione deve prevedere essenzialmente due gruppi di alimenti. Questo naturalmente nella regolazione di questo ormone. Il primo alimento che deve essere, diciamo, i primi alimenti che dobbiamo introdurre sono sicuramente degli alimenti a base di carboidrati semplici, complessi, cioè non semplici, scusate, complessi, quindi del pane integrale perfetto. Non prendete i cereali da prima colazione perché sono comunque spesso molto ricchi di zuccheri, e invece utilizzate del pane tostato con dei grassi, meglio grassi vegetali o il nostro olio extravergine d'oliva, oppure potete utilizzare un cucchiaino di olio di sesamo biologico, oppure anche dell'olio di colza, sempre bio, che ha delle grandi proprietà antiossidanti. Quindi un carboidrato complesso che naturalmente vi dà energia per la giornata, ma energia a rilascio lento, associato a una piccola quantità di grasso, perché questa quantità di grasso ha un vantaggio su di voi che vi farà sentire sazi per il resto della giornata. E quindi non avrete bisogno degli spuntini, perché con Serafina abbiamo fatto proprio questa scelta di parlare soltanto della mattinata, del pranzo e della cena, perché in realtà gli spuntini non sono assolutamente necessari per attivare il nostro metabolismo. Anzi, direi che, diciamo, rendono più faticose le attività del pancreas e di tutti i nostri organi che contribuiscono alla digestione e quindi poi anche all'assorbimento dei nutrienti. Quindi, a meno che non fate un training mattutino molto forte, che avete bisogno di ricarica, in realtà gli spuntini non sono necessari. Naturalmente, a questa mattinata, a questa colazione della mattinata, dovete aggiungere, per dare un po' di energia al vostro ormone, per regolare l'attività del cortisolo, in questo caso degli zuccheri semplici, ma zuccheri semplici che provengono essenzialmente dalla frutta. Quindi vanno benissimo tutti i frutti di stagione, adesso c'è la mela, c'è la pera. Naturalmente non dovete abusare con le quantità. Circa 150-200 grammi in una coppettina sono perfetti per voi, e questo aiuterà il lavoro di questo ormone molto molto importante. L'altro suggerimento per la prima colazione che voglio dare è quella di associare a questi tre gruppi di alimenti, quindi carboidrati complessi, pane
pane integrale perfetto, pane di sesamo perfetto, olio vegetale, solo vegetale. Terzo, abbiamo detto gli zuccheri che provengono solo dalla frutta. La quarta cosa importantissima per partire veramente con un boost energizzante, ma energizzante non nel senso che voi pensate, ma energizzante che riequilibra, inizia ad equilibrare tutto il nostro organismo, è sicuramente l'utilizzazione del kefir o kefir. Allora, io sono un'appassionata adesso del kefir o kefir perché è un probiotico, cioè per la vita, per il nostro microbiota intestinale e contiene una grande quantità di fermenti. Ce ne sono buonissimi, li potete trovare già pronti. Il kefir può essere in forma liquida oppure in forma un po' più densa, tipo yogurt. Lo potete utilizzare magari proprio insieme alla vostra frutta fresca e ne fate veramente un piatto molto molto importante per il vostro microbiota. Perché? Perché se non partiamo bene, se il nostro intestino non è in sintonia, non è in armonia, naturalmente tutto quello che noi faremo, anche riguardo l'esercizio fisico, che ha anche proprio delle potenzialità anche sulla regolamentazione di questo organo importante, in realtà andranno svanite. L'ultimo consiglio, prima di lasciarvi, è quello che non mi sono messa d'accordo con Serafino, è quello di regolamentare il vostro livello di cortisolo. Allora, in realtà il cortisolo voi lo potete fare, ci sono pochi centri a Roma che fanno l'analisi proprio salivare del cortisolo, sarebbe molto interessante per persone che per esempio hanno una perdita di peso molto molto elevata. Ah, c'è anche il kefir d'acqua, risponda ad Anna Catalani. Non è solo kefir di latte, ma anche kefir d'acqua, quindi c'è anche quello di kefir. E, la cosa importante, se riuscite, se siete praticamente stressati, io suggerisco di fare questa pratica, quindi di associare il allenamento che vi darà Serafino, che sicuramente è un allenamento funzionale che appunto fa partire l'energia, che dà un boost energetico alla vostra giornata. Seguire la vostra colazione, ma prima della colazione, a fine dell'allenamento, prima di fare la doccia, potete utilizzare questi patch che li trovate, li mettete in frigo, li tenete in frigo la sera prima, li mettete fuori naturalmente del vostro freezer, scusate, non nel freezer, li dovete mettere, li tirate fuori, li mettete nel frigorifero e poi ne fate negli impacchi nelle zone qui, che sono le zone linfonodali, sia diciamo nelle zone dell'inguine, che adesso qui non vedete, che in queste zone qui. Vi devo dire che per persone che hanno, diciamo, blocchi metabolici dovuti soprattutto allo scompenso di questo ormone, hanno veramente efficacia questo tipo di routine mattutina che vi dà un'energia e vi rimette a posto. Allora, la frutta, tutta quella che voi volete, quella che non, quelli che non, per cui non avete allergie, quindi deve essere frutta un po' zuccherina, non ricca di grassi, perché in realtà adesso i grassi noi li prendiamo già dagli oli con cui condiamo le nostre colazioni, il nostro pane. Quindi in realtà se utilizzate l'avocado per apposto, non so, dell'olio perché vi piace, dovete sempre associare un piccolo frutto, insomma, tipo la mela, la pera, o anche qualche chicco d'uva, senza naturalmente esagerare, sempre con le calorie. E per chi è celiaco? Beh, per chi è celiaco il kefir non ha problemi, non dà problemi perché non contiene glutine, quindi tranquillissimi, e la frutta non contiene glutine, insomma c'è il pane adatto e quindi la routine mattutina è praticamente la stessa, insomma la celiachia non comporta necessariamente problemi metabolici. La cosa importante è nutrirsi bene e fare l'allenamento che adesso Serafino vi dirà nelle ore appunto in cui il cortisolo è attivo. Scusate, leggo una domanda. Sì, Anna Rita, la stessa routine si può fare, non c'è problema, anche perché questo il kefir è veramente importantissimo. Pensa che sono stati fatti degli studi molto interessanti per alcuni tipi di tumore. Come il mieloma, che è stato visto che il microbiota intestinale, se tenuto bene equilibrio, aiuta praticamente, insomma, aiuta le chemioterapie, quindi non c'è nessuna controindicazione. Latte scremato e caffè vanno bene, certo io ne prenderei una piccola quantità, naturalmente senza zucchero d'ora,
aggiungerei sempre il kefir. Io bevo tutte le mattine del tè verde, perché il tè verde contiene molto molto ricco di antiossidanti. Direi che insomma la colazione, se fatta dopo, vanno bene. Alla Monica ci chiede: nel tempo mi hanno detto che gli spuntini servono durante le idee per non consumare la massa muscolare. Non è vero? Allora, no, non servono. La massa non è così, nel senso che, adesso ti spiego, Monica, gli spuntini in teoria non sono necessari, a meno che, non ho detto, tu non faccia un allenamento molto molto strong e molto molto forte. Nella dieta non serve lo spuntino, perché la tua quota proteica la puoi prendere tra la colazione, il pranzo e la cena, quindi non è necessario. La quota proteica è veramente bassa. Lo spuntino in realtà serve soltanto per chi ha fame e non riesce a gestire la fame. Però vi assicuro che se organizzate bene la vostra alimentazione, se fate una colazione di questo tipo, dove sono contenuti anche dei grassi buoni, dei grassi vegetali, in realtà non avete fame. E non avete necessità di fare gli spuntini. Quindi direi che per il mantenimento della massa muscolare serve una buona dieta equilibrata con un buon contenuto di proteine, ben organizzato durante i tre pasti principali, appunto, a meno che, come ho detto, non c'è un training particolare. Quindi questi sono i miei suggerimenti importanti. I patch li trovate facilmente su YouTube o su Amazon, quindi vedi che il ghiaccio ci unisce, Serafino. Infatti, il ghiaccio ci unisce. Abbiamo tantissime domande dai nostri osservatori e vedo tante domande e mi dispiace, abbiamo poco tempo ovviamente oggi e vi vogliamo anche dire che Stefania e Posta Pilates stiamo cercando di capire un po' come andare avanti con questi sistemi informativi, scientifici e anche pratici nel nostro lavoro, sia come insegnanti Pilates, ma anche come persone che amano il Pilates in movimento. Allora, abbiamo tre consigli che ci hai detto, ce li puoi ripetere? Il primo era. Prima, mi raccomando, colazione, carboidrati e lipidi, perché altrimenti non siamo sazi. Due. Cortisolo, dobbiamo dargli zuccheri semplici, ma quelli buoni, quindi non sugar, ma zuccheri della frutta. Va bene, una porzione di 200 grammi è perfetta. Terzo, di fare colazione, soprattutto nelle prime ore della mattina, ok? Se vogliamo soprattutto perdere peso, il nostro training deve essere mattutino, nelle ore in cui c'è il picco di cortisolo, che così lo facciamo scendere e tutta la nostra giornata sarà piena di energia, ma non piena di stress, che sono due cose ben Bravissimo. diverse. Infatti, Stefania, tanta gente mi continuano a dire: ma io già conosco queste cose, ma ci sono delle piccole suggerimenti. Solo con un aiuto di un professionista come te e me possono accedere all'informazione giusta, perché c'è tante teorie in giro, ovvio, come tu sai, e c'è Sì. anche. Io penso che mi fa bene questa cosa e alcune volte è un po' come tante altre cose nella vita, è un po' tu non ti vedi gobbo finché nessuno te lo dice. Perciò una persona esterna può vedere esattamente cosa ha bisogno per te. Perciò io consiglio a tutti, non siamo dietologi, nessuno di noi, solo le persone che sono adatte a fare questo lavoro e possono dare i consigli e lo danno in maniera precisa, scientifica e con tanto amore, giusto, Stevi? Sì, perché allora quello che noi dobbiamo ricordare, soprattutto per la nutrizione, ma anche per lo sport, lo sai, quanti personal non hanno studiato, non si sono documentati, non hanno visto, hanno letto magari un articolo così o hanno visto degli esercizi. Quello che conta, è importante, è che noi abbiamo testimonianza dei risultati, cioè che sappiamo che quella procedura, quella pratica poi ci porta ad un risultato vero nella maggior parte della popolazione. È questo che serve la scienza, perché anche la disciplina sportiva, no? È in qualche modo una scienza, perché spiega, no? Fa esercizio, ma poi vede il risultato nel tempo, è quello che noi vogliamo dire. Quindi non ci improvvisiamo, insomma, cerchiamo di studiare, cerchiamo anche di condividere le cose giuste che fanno bene alle persone, che li fanno stare bene, li fanno stare sereni, in pace e soprattutto con un rapporto col cibo e col corpo buono, bello, solare. E di energia giusta, non di energia di stress. Bravo. Ecco.
Infatti, questa è una cosa che io amo di te, perché tu hai veramente, a parte la tua preparazione accademica con PhD e varie cose, tu hai una passione per questa cosa, perché lo ami e vuoi aiutare altri. Noi anche come insegnante Pilates certificati dalla scuola americana lo facciamo non perché vogliamo solo guadagnare, ma lo facciamo perché veramente lo amiamo questa cosa, giusto? È questo, insomma, cioè questo un connubio tra appunto il mettersi a disposizione, il dare, il studiare continuamente. Insomma, studiamo continuamente, Serafino, ormai ci conosciamo da tanti anni, è questo che facciamo. Quindi io aspetto mercoledì, voglio vedere chi ha fatto la pratica, quella mia e poi adesso quella di Serafino, quindi aspettiamo un po' di risultati e parliamo invece del pranzo e della cena per le nostre giornate alimentari giuste. Ok, Stefano, ci vediamo mercoledì. Ciao Stefi. Grazie, un saluto a tutti. Ciao ciao. Ciao. Ok, ragazzi, brevemente le cose che io vi voglio dire come docente Pilates certificato, sia anche come insegnante di scienze motorie e anche laureato in danza, e ci sono delle ricerche scientifiche che voglio darvi a un punto, e diciamo. E questa è la ricerca scientifica di Pauli che ha fatto nel 2011. Cosa ha fatto lui? Ha fatto in italiano, ha fatto lo studio di quando devi mangiare, prima o dopo la colazione. E anche se la Stefania dice che dopo, lui o quest'atleta e scienziato dice che è meglio mangiare poco quanto tu puoi prima dell'allenamento, perché questo aiuterà il metabolismo a aumentare e bruciare più calorie per tutto il giorno. Perciò il primo consiglio che io vi do, prima che fate ginnastica, mangiate qualcosa, anche qualsiasi cosa che voi volete e vi fa bene. La seconda cosa che voglio dire, anche io ho tre consigli. La seconda cosa è all'inizio della giornata fate quello che voi volete fare, cioè un gradimento di movimento che voi amate a fare causa un rilascio ormonale più positivo che una cosa che non vuoi fare. Cioè, se ti piace fare un po' di stretching o di qualcosa o camminare nel tuo giardino, fai quello che vuoi fare, perché questo aiuterà i tuoi ormoni per stare bene. E la terza cosa che dovresti fare è avere voglia di muoverti di più. Cosa significa? Nell'ambito di fitness c'è un programma che si chiama Tabata o HIIT. Programmi veramente scientificamente approvati in alcune cose no, ma hanno un tocco molto importante, una visione molto importante per come aiutarci a migliorare il metabolismo durante il giorno. Io, come un insegnante posta Pilates, dico ai miei allievi, consiglio a loro di uno, prima che escono dal letto, di fare qualsiasi movimento che amano. Perciò, se amano camminare, camminano un po'. Se amano fare un po' di stretching, fanno stretching. Ma poi cercate di mettere un po' di musica o di qualcosa e di fare questa sequenza che vi spiego adesso. Perciò, alzatevi in piedi se potete e seguitemi. Il primo movimento che io amo fare, ok, è dopo che hai fatto il tuo movimento che desideri di fare, è lo squat, piegando le ginocchia e portando le mani alle ginocchia così. Circa 10 volte così, tenendo la schiena dritta, spingendo le ginocchia avanti e sedere dietro, tenendo la schiena dritta. Questo aiuta a muovere le caviglie, le ginocchia e anche la schiena e la zona pelvica, perché aprendo ischia e chiudendo ischia aiuta un po' al movimento della zona pelvica e del sistema profondo. Poi faccio un po' di sollevamenti dei talloni e anche l'avampiede. Talloni e avampiede, talloni e avampiede. Cerchio 20 di questi, vanno benissimo. E poi lo faccio in tipo di affondo, ma con tutti e due i talloni giù. Piego, talloni, avampiede. Piego, talloni e l'avampiede. Poi faccio il rest, l'altra parte. Pieghi 20 volte, talloni, avampiede. Piego, talloni,
e avampiede. Dopo che hanno fatto questo, devono seguire almeno 5, minimo 5 minuti. Mettono una musica che amano e fanno questi tre movimenti. Il primo movimento è nel piano sagittale, mettendo le mani sui fianchi, possono saltare avanti, avanti così, avanti, e respirano. Fanno circa un minuto così, se vogliono, o se è troppo pesante, possono fare gli affondi in avanti, vedi? Basta che sta nel piano sagittale. Possono aggiungere le braccia così, uno, se vogliono, ok? O lo possono anche fare veloce, così, molto divertente. Un minuto. Il secondo movimento del piano frontale, e ovviamente sappiamo cosa avviene. Sì, jump, jump. Già, piegando le ginocchia fuori poi insieme, fuori e poi insieme, fuori, puoi mettere un po' di movimento, un po' di coordinazione, un po' di roll, un po' di divertimento, non so, ma fallo per un minuto o meno. Terzo movimento nel piano trasversale, chissà cosa succede, da twist, 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 twist. Le braccia possono essere su, le braccia possono essere su, puoi girare sul posto e lo fai tutti questi movimenti per almeno 5 minuti. Piegamenti, squat con la schiena dritta, sollevamento dei talloni, punta dei piedi, salti per 5 minuti e il gran finale cos'è? Una doccia abbastanza fredda. È vero, se fate una doccia fredda, ci sono tante ricerche scientifiche che dicono che migliora molto il metabolismo. Siete pronti a farlo? Ragazzi, vi voglio ringraziare che chi ci ha seguito, guarda un sacco di commenti positivi. Grazie a tutti. Grazie. Siete stati bravissimi. Qualsiasi cosa che volete, noi siamo qui con Posta Pilates e vi vogliamo ricordare, se volete, sulla nostra pagina, eccoci, scusami, eccolo qua, Posta Pilates, puoi trovarci su www.postapilates.it, il nostro email è infoilmetodo.it e per quello che noi vogliamo, ci puoi chiamare all'ufficio 0682 4790. Posta Pilates sta sempre con voi e sarà sempre con voi, ragazzi. Grazie mille e ci vediamo mercoledì per un altro programma di Posta Play Academy. Ciao, ragazzi!